Spagnoli è soddisfatto perché ha detto adesso comunque posso decidere io quando si va a casa. Questo lo dice lui. Noi siamo soddisfatti perché Spagnoli e il suo team da ieri a oggi hanno cambiato idea sul progetto Benco e così noi permettiamo ai consiglieri comunali di votare Benco in aula e non al commissario. Quindi voi vedete un governo solo di 30 giorni o c'è qualche possibilità di collaborazione anche oltre? Questo si vedrà il giorno del voto su Benco. Quello che succede dopo saremo poi a vedere. Cos'è successo oggi pomeriggio nella vostra riunione in via dei Bottai? Sì, eravamo lì per oltre 3 ore e mezza e abbiamo discusso bene tutti i vari scenari e niente, poi abbiamo trovato una linea comune, anche se non tutti la vedevano nello stesso modo, però noi siamo lì a discutere le cose. All'interno dei Verdi questa vicenda porterà a una spaccatura oppure per il bene della città starete comunque No, assieme? questo secondo me staremo molto compatti perché adesso tutti quanti hanno accettato e hanno capito che questa scelta era la migliore, anche visto cosa è successo adesso dopo la chiusura dell'aula e secondo me lo capiranno e siamo tutti della stessa linea.